Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: l'Isola dei Famosi lascia di stucco tutti. Per i concorrenti è un vero e proprio incubo, qualche cosa che non si aspettava nessuno. Nel corso delle ultime ore i concorrenti dell'Isola dei Famosi hanno vissuto degli attimi davvero molto difficili, al punto che ognuno di loro ha creduto che la propria vita fosse in pericolo. Di sicuro questo è un qualcosa che ha spaventato molto anche i telespettatori da casa. Scopriamo insieme cosa è accaduto di così particolare? L'Isola dei Famosi è di sicuro uno dei reality più apprezzati dal popolo italiano, ormai da diversi anni Mediaset propone questo format. Un qualcosa che riesce a riscuotere grande successo ad ogni sua edizione. I concorrenti si trovano così in balia della natura a vivere senza tutte quelle comodità di cui non si può assolutamente fare a meno. In molti casi la situazione è talmente difficile da portare naufraghi a temere il peggio. È questo quanto accaduto nel corso delle ultime ore. Occasione in cui in rete si è diffuso, a macchia d'olio, un video di quella che era la situazione in Honduras. Chi sta seguendo le vicende dei naufraghi del 2022, di sicuro sa già di cosa si tratta. Molti sono i telespettatori che si sono preoccupati per i naufraghi, nel momento in cui hanno visto un terribile incendio divampare proprio nello stesso luogo in cui i naufraghi stanno vivendo. È terrore all'Isola dei Famosi. Tutto ciò è la stretta conseguenza di una punizione che la squadra Tiburon ha dovuto affrontare in quanto, per circa 24 ore, il team in questione non ha potuto utilizzare il fuoco. Ciò è accaduto dato che Stefania aveva avuto dei rapporti con la squadra avversaria, la Cucaracha. Anche se tutto ciò era totalmente vietato dal regolamento. E così, da un momento all'altro, ha inizio quello che è stato uno dei momenti più difficili per i naufraghi. Complice di quanto accaduto è stata anche la distrazione dei Tiburon che, da un momento all'altro, hanno visto la loro capanna prendere fuoco. Le fiamme si sono propagate molto velocemente, al punto che i concorrenti hanno iniziato a credere che questo fosse soltanto l'inizio di un terribile disastro, che avrebbe visto l'intera foresta incendiata. Anche in questa occasione non poteva non mancare una frecciatina della squadra avversaria. Vedi, si lamentano che non avevano il fuoco? Ovviamente questa è un'affermazione con tono ironico. Anche se la paura è stata tanta, nessun concorrente di questa edizione ha subito danni, né tantomeno la produzione ha rilasciato qualsiasi tipo di dichiarazione a riguardo. Non resta che attendere quali saranno gli eventuali svolgimenti di questo avvenimento. In occasione della puntata di questo lunedì 18 aprile, nuovi sviluppi dovranno arrivare. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.